Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua con il 14esimo, se non erro, episodio del Faccio le vostre squadre. Come sempre vi ricordo di lasciare nei commenti il link di Foodbin della vostra squadra se volete apparire nel prossimo episodio. Come sempre ne selezionerò alcuni in maniera casuale dai commenti. Quindi come fare? Semplicemente andate su foodbin.com, andate nella sezione Squad Builder, create la vostra squadra, mettete il budget, il modulo che usate, eventuali giocatori che volete nel titolo, salvate la squadra, dopo averla salvata si genererà di nuovo la pagina e copiate il link che si genera e lo mettete nei commenti. Detto ciò, vi ricordo anche di raggiungere 2000 like per il prossimo episodio, iscrivetevi al canale, questo è molto importante ragazzi, se volete supportare e vedere più episodi di questa serie iscrivetevi. Prima di iniziare vi ricordo che su Instagram domani mattina, come ogni volta che esce un video, farò le squadre, quindi se volete dei consigli sulle squadre domani mattina vi aspetto su Instagram. Incominciate già adesso a taggarmi nelle storie mettendo la vostra squadra col vostro budget e taggando il mio profilo di Instagram. Io domani mattina, ovvero mercoledì mattina, le condivido e nulla, vi do consigli. Poi ragazzi, seguitemi su Instagram non solo per le squadre ma anche perché alle 19:30 di domani, di mercoledì, faremo una cosa molto interessante io e Sodin, che immagino conoscerete essere uno youtuber, uno dei più grandi di FIFA. In pratica lanceremo un nuovo format dove andremo entrambi a costruire due draft e vincerà ovviamente chi fa la squadra migliore. Ma qual è la cosa diversa dal solito? Che sarete voi a votare chi metteremo nella squadra. Ne voterete 14, li voterete tutti tramite le storie di Instagram. Condivideremo sia io che Sodin domani dalle 19:30 nelle storie le varie opzioni del draft e voi voterete sempre chi mettere all'interno della squadra. Quindi sarà molto importante il vostro aiuto sia sul mio profilo che quello di Sodin. Andate a votare le merde a Sodin. E nulla ragazzi, direi di iniziare col video. Questa è la squadra di Lancelot, prima squadra di questo episodio. Abbiamo De Gea della versione natalizia in porta, Sanchez, Flashback, Ramos, Van Aanholt, Carvajal, Henderson, Son, Dele Alli, Aguero, Kanté e Adama. Sicuramente è una squadra molto interessante, bello anche a destra che è riuscito a ibridare Ramos, Carvajal e Adama con Sanchez. Con 300k non possiamo fare cambiamenti incredibili, ma sicuramente questo Dele Alli a centrocampo di fianco a Kanté a me non ispira particolarmente. Io personalmente preferisco l'altro Dele Alli, però volendo si può proprio mirare a levare Dele Alli, quindi io ora temporaneamente te lo lascerei. Innanzitutto cercherei di mettere Ramos nella sua versione 91, perché secondo me la differenza si sente particolarmente, e comunque a sinistra a me Van Aanholt non fa impazzire, preferisco a quel punto mettere magari un Mendy che comunque costa poco e per ora è già meglio rispetto all'altro, poi col tempo se riesce a mettere invece Pereira o qualcun altro sarebbe meglio. Henderson temporaneamente te lo lascerei, in realtà già così praticamente è finito i crediti. Prossimo cambio che farei io è scambiare Son con Dele Alli e qua ci metterei invece il buon Firmino, che per me è una delle carte più forti a centrocampo che ci sono. Poi, sempre parlando del futuro, dato che comunque adesso col tuo budget puoi fare giusto un paio di cambi, cercherei di levare anche Aguero e metterei a questo punto Mahrez, che metterei a tre quarti dietro Son, giocando con Son davanti, anche se non è proprio una punta, cioè una punta un po' atipica, però con quel 5 piede debole secondo me è molto valido averlo come punta e con Mahrez dietro voli. Poi a sinistra col tempo cercare di levare Henderson, avendo Firmino è molto facile incominciare a pensare all'inserimento di Neymar e poi ovviamente comunque Mbappé scambiandolo con Kanté. Vedete, un'altra possibilità è questa, mettere qua Mbappé nella versione ES, che sicuramente è una carta molto molto valida. Questi sono tutti dei cambi che potresti fare in futuro, alcuni suggerimenti su come potresti muovere la rosa. Parlando invece degli swap, dato che immagino che te come molti altri avrai il dubbio chi faccio adesso, beh, considerando il tipo di squadra che hai, io fossi in te punterei su Laudrup, oppure punterei su Dalglish, forse più su Dalglish che su Laudrup. Metterai Dalglish come punta e magari ti fai un Gattuso o un Laudrup, uno dei due. Però comunque Dalglish secondo me dovrebbe essere il tuo punto di riferimento per la tua squadra, perché la difesa comunque mi piace e il centrocampo non è male, però magari puoi subentrare tranquillamente un Gattuso al posto di Kanté. E Laudrup invece mi piace particolarmente, potresti mantenere Son per mantenere l'intesa con Sanchez e non prendere Mahrez ma mettere Laudrup e investire invece su Mbappé. Vedete, sono un paio di opzioni, fammi sapere cosa farai. Questa è la squadra invece di Christian, si presenta con 400.000 crediti di budget e già un suggerimento, ovvero quello di levare Trezeguet mettendo a sua volta Mbappé, però comunque a 8 di intesa.
Detto ciò, abbiamo Courtois in porta, Nesta e Varane in difesa. Nesta sicuramente non è proprio il migliore dei difensori, già te lo dico, io personalmente cercherei di levarlo magari con gli swap. Carlos e Zambrotta come terzini, e Sienne e Allan a centrocampo. Io Trezeguet a comporre l'attacco perché gioca con un 4-4-2, e Politano e Henderson sulle fasce. Allora, innanzitutto concordo sul levare Trezeguet, quindi oltre ai 400k ci aggiungiamo altri 150 più o meno, quindi abbiamo 500-550k. Io pure non mi piace, però temporaneamente te lo lascerei. Non mi fa impazzire neanche Henderson personalmente. Qua l'ideale è fare una cosa che per il momento puoi permetterti, ovvero Neymar COC, cioè sarebbe l'ideale. Però per adesso investire tutto su Zola, che potrebbe essere un'ottima opzione. Secondo me non è un attaccante proprio tipico, però per me in un attacco a due magari lo puoi provare ad utilizzare. Se no, comunque, in alternativa potresti cercare, ormai purtroppo non ci sono più gli swap, però potresti farti Raul, che ormai lo svendono a pochissimo, costa veramente poco, e qua a sinistra a questo punto mettere proprio Neymar, e in questo modo sicuramente la squadra è la migliore. Ovviamente non riesce a fare tutte e due subito, però potrebbero essere due opzioni. Se io fossi in te, comunque, dagli swap, magari non facendo quindi tutti questi cambi subito, lasciando magari Henderson e mettendo temporaneamente Raul, poi col tempo vorrei levare anche io personalmente, fossi in te, lavorerei su Dalglish, così poi col tempo avrei anche i crediti per fare dei cambi validi. Qua l'ideale per te è o mettere Maldini al posto di Nesta e prendere un attaccante, oppure un pacchetto con la Prime, oppure, dato che è più facile sostituire Nesta magari mettendo un Ramos o qualcos'altro se Nesta non ti dovesse piacere, cercare di lavorare su Dalglish e Laudrup, che secondo me potrebbero essere delle ottime opzioni. Per adesso metterei Raul, che comunque costa poco ed è abbastanza semplice per chiuderla, e poi al posto di Henderson mettere Neymar, col tempo leverei anche io, appena avrei crediti prenderai invece il Neymar COC, e al posto di Henderson metterai Neymar e metterai Mbappé, scusa, ho fatto un attimo confusione, scambiando Raul potrei mettere tranquillamente questo, però dopo non potrei farlo subito perché sono tanti cambi. Qua potrei mettere tranquillamente Neymar e qua potrei mettere Mbappé. Ovviamente questo se non vuoi fare Dalglish. Ci sono una serie di possibilità, questa è una possibilità, comprando Neymar per Raul, però ci vorrà del tempo, e prenderesti in questo caso Maldini al posto di Nesta più qualcos'altro. In alternativa potresti comunque cercare di prendere Dalglish, fammi sapere cosa scegli. Questa invece è la squadra del Conte Max, ha 100.000 crediti di budget, non sa come chiuderla, non sa come muoversi. Quindi abbiamo Van der Sar e Hierro in porta, Sanchez, Robertson e Cancelo come terzini, Sissoko e Alli a centrocampo, gli manca la punta, abbiamo solo tre quarti, Sané e Mahrez sulle fasce. Con 100k puoi fare abbastanza poco, io inizierei levando Robertson e mettendo al suo posto Mendy, che sono quasi interscambiabili a livello di prezzo, quindi non essendo lontanissimi spendi veramente 20k, poco di più. Se riusciamo a trovare Mendy non sarebbe male, dato che qua non mi sta apparendo e sto failando malamente. Ok, eccolo qui. Poi leverei Sané, che a me non piace molto, metterei al suo posto Mané, che oramai non costa chissà quanto, costa 89.000 crediti. Poi col budget che ti rimane metterei Aguero per chiuderla per adesso. Poi in futuro, innanzitutto questo Dele Alli non va bene di fianco a Sissoko, dovresti cercare di arrivare a farti questo di Dele Alli, perché lui è quello ideale a mettere a centrocampo. Col tempo anche a te valuterei di arrivare a un Firmino, di arrivare a un Wijnaldum 88, Cancelo anche lo leverei per Walker, lavora su Van Dijk, e come icona su cui lavorare per questi swap, fossi in te lavorerei su Dalglish da mettere al posto di Aguero. Questa è la squadra di Alessio Interrante, a 500k di budget, Van der Sar in porta, Lenglet, Varane, Mendy e Zambrotta come fase difensiva, Gerrard e credo Marcelo come mediana, o Gerrard Banega, non ne sono sicuro, Hazard, Kalou e Yedder insieme a uno tra Marcelo e Banega. Credo Marcelo giochi davanti, considerando che Gerrard non mi fa impazzire, non lo so, adesso valutiamo. Poi abbiamo Kent, Tonali, Martinez, Kubo e Crespo. Ok, una serie di opzioni molto interessanti. Allora, io innanzitutto cambierei modulo e cambierei già un po' di cose. Marcelo è fortissimo, quindi lo manterrei, così come Hazard, e manterrei temporaneamente anche Banega. Però innanzitutto farei volare Kalou, anzi in realtà la parte complicata è mantenere Beyedder, quindi forse leverei principalmente Banega a questo punto, perché per me Tonali lo devi fare giocare, e di fianco a Tonali devi farti Politano.
Il problema qua è mantenere Belleder, perché non abbiamo qualcuno che gli dia intesa. Quindi forse Belleder, per quanto forte sia, lo leverei ai fini di avere un centrocampo migliore, ai fini di una cosa migliore. E davanti ci abbiamo diverse opzioni. Per adesso non puoi farlo subito, però magari vendendo Belleder e tutto, una mossa potrebbe essere quella di mettere Lautaro Martinez, magari mantenendo proprio così la rosa, e poi giocando con Gerard Marcello a centrocampo. Non è proprio un centrocampo, cioè in realtà non va benissimo, perché potresti giocare con Tonali, Jersey, no, non va benissimo, è una cazzata. Giocherei con, a questo punto, Martinez, non questo ma il Future Stars. Giocherei con Martinez, Future Star davanti, con alle sue spalle penso metterei Politano, non ne sono sicuro, in realtà è abbastanza uguale chi metti tra Marcello, Politano, Hazard, è una scelta tua, e in fascia gli altri due, con Gerard e Tonali a centrocampo, Lenglet, Varane, Van der Sar, Zambrotta e Mendy in difesa. È un cambio un po' diverso, so che Belleder è molto forte ed è molto valido, in un futuro lo rimetterei volentieri, ma per adesso credo che sia molto meglio avere questo tipo di centrocampo con magari Martinez piuttosto che avere Belleder, che comunque in questa versione è sì forte, ma non è che ti fa questo game changing esagerato rispetto a avere Tonali a centrocampo, che a me piace veramente molto. Politano poi è veramente super forte, quindi se hai lo sbatte di farlo, io fossi in te lo farei. Altra cosa su cui lavorerei sul futuro è levare Hazard per Mbappé e S, perché è veramente valido, oppure levare Mendy, e anche qua potresti lavorare sul farti Renan Lodi e mettere Neymar, che comunque sono varie opzioni che ci possono stare. Poi lavorerei sull'Inglese, e in generale, vista la tua squadra, io cercherei di farmi petit moments dagli swap, perché se riesci a farti petit moments possiamo rimettere poi col tempo Belleder. Sto cercando moments quando non c'entra un cazzo. Se riesci a metterti petit moments, col tempo possiamo variare la squadra, possiamo levare Tonali, rimettere Belleder, e a quel punto potremmo fare una cosa diversa. Magari a questo punto qua metterei un Cyprien per chiudere la squadra, no? Ci sono varie opzioni, diciamo che prima farei quella che ti ho fatto vedere e poi punterei a fare questa. Questa è la squadra di Aziz Tuil, gioca con, credo, il 4-2-3-1, proprio col 4-4-2, no, mi sa proprio col 4-4-2. Ha 1,5 milioni di budget e mi chiede anche qualche suggerimento rispetto agli swap. Beh, diciamo che avendo una Serie A direi che i consigli sono abbastanza logici. Innanzitutto fare volare Kolarov, al suo posto metterai Theo Hernandez nella versione 84, o ancora meglio Alexandro se hai voglia di farlo. Qua al posto di questo Martinez personalmente metterei questo Martinez, e già abbiamo praticamente finito il budget, e poi farei volare anche Immobile, e qua al suo posto metterei onestamente Mertens, che per me è veramente molto forte. Magari per adesso ti metterai questa versione qua, poi insomma vediamo come switchare i giocatori. Già così secondo me è molto meglio rispetto a quando me l'hai mandata. Onestamente Romagnoli è meglio di Smalling, se voglio farti Romagnoli provalo, fai un test, tanto costa 50k. E a livello di swap su cosa puoi lavorare? Sicuramente un Dalglish a te farebbe molto comodo, perché comunque mettendo qua Dalglish ti dà un'apertura a una serie di opportunità, quindi banalmente potresti scambiare Dalglish e Martinez. Poi qua bisognerebbe in realtà mettere qualcos'altro, un'icona, e qua potresti lavorare sul futuro a mettere Neymar. Cioè in realtà puoi farlo già, basta cambiare modulo, metti il 4-5-1, facendo così manterresti tutta questa ossatura della squadra e sul futuro lavoresti sull'inserire Neymar di là, e Dalglish comunque fa veramente la differenza, quindi secondo me questo può essere un po' il tuo futuro. Questa è la squadra di Zio 499, vorrebbe vendere Mbappé ma non sa poi con chi sostituirlo, e di conseguenza mi chiede cosa potrebbe fare. Abbiamo gli ori in porta: Sanchez, Otamendi, Alonso, Bellerin, Fabinho, Ducouré, Overmars, Mbappé, Lacazette e James. Allora direi che sì, concordo via Mbappé, perché hai tanti problemi in questa squadra che risolverei prima. Banalmente leverei anche tutti questi, quindi recuperando un altro po' di crediti, e leverei anche Otamendi e Alonso. Manterrei questi altri invece per non cambiare troppo l'ossatura, per il momento perlomeno. A sinistra metterei Mendy, che comunque tra i terzini meno cari della Premier a me onestamente piace. Come difensore centrale, diciamo che adesso incominciamo a avere un po' di opzioni rispetto a quelli che sono usciti recentemente. L'ideale sarebbe mettere un Van Dijk, un Tomori, però ovviamente hanno un certo costo, così come magari anche Otamendi non mi fa proprio impazzire. Io forse farei un investimento un po' meno caro e metterei Ake, che comunque costa. Poi dopodiché metterei Sissoko, per mantenere comunque il lato francese, che comunque costa poco e ci sta. E qua sopra ci metterei Belleder, che utilizzerei come prima punta.
Belleder prendendo magari la versione 85 intanto per risparmiare. Qua di fianco a Sissoko ci farei giocare Dele Alli Scrim, anche qua temporaneamente. Già così la squadra la vedo molto meglio. La difesa è molto più solida, molto più veloce. Il centrocampo ha sia i piedi buoni che comunque uno che picchia. In attacco, nella fase comunque a tre quarti, farei giocare Belleder dietro alla casette. E poi col tempo cercherai di levare anche la casette, perché comunque non è incredibile, te lo dico onestamente. Non è così complicato, diciamo quello che potresti fare col tempo è cercare di spostare Overmars, cercare diciamo di chiudere Belleder tra francesi, cosa che in realtà non è così semplice come pensavo, però col tempo potresti comunque farlo, basterà sostituire la casette magari con un'icona, magari col tempo ti prendi Zola. E in generale comunque a livello di swap ti dico, secondo me potresti farti Laudrup anche te, perché anche te secondo me hai bisogno di un giocatore del genere. E poi potresti banalmente farti Gattuso, che secondo me potrebbe essere un'opzione interessante e divertente per il gioco. Ovviamente tieni presente che non è velocissimo, però già così col tempo. Ho sbagliato, non volevo prendere Laudrup, volevo prendere Dalglish, ho sbagliato a parlare, credo. E nulla, e questa sarebbe poi. Beh ragazzi, questo video vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate tanti like. Nel prossimo episodio con me a fare le squadre ci sarà Sodin, quindi vi aspetto, lasciate tantissime squadre, tantissimi like, iscrivetevi al canale, passate ai nostri social in descrizione e ci vediamo ragazzi nel prossimo video. Bello a tutti.